bentornati in questo nuovo gameplay insieme a Valentino e il sub chef. Il vostro chef oggi si gioca a Let's Summon Demons, dopo aver portato sul canale The Horror Board Game, dove dovevamo praticamente riuscire ad eliminare la possessione demoniaca da una cristiana posseduta dal demonio. Oggi invece saremo noi brutti ceffi, caro Valentino, esatto, e caro subchef, che cercheranno di evocare dei demoni. Per vincere la partita dovremmo evocare 3 demoni e chiaramente avere anche 10 anime a disposizione, per cui vi aspetto sul canale fra pochissimo per Let's Summon Demons. Zio Tibia, un pagliasso mio, se mi appiccico qua, se mi appiccico 4 capelli qua, te lo devi fare, porca madonna. Zombettini miei, benvenuti nel canale, il fumo dietro. È il vostro zio Tibia. Eccoci tornati con il gameplay di, ovviamente, Let's Summon Demons, con una grafica molto anni 80, diciamo anni 70-80, molto divertente però, attenzione, in Italia edito da Mana Project Studio, che ovviamente ringraziamo per questa copia con cui possiamo farvi questo gameplay. Come vedete il setup è molto particolare. Beh, oggi, perché volevamo rendere, caro Valentino, l'ambientazione, ovviamente quella che dobbiamo evocare un demone, insomma non si poteva fare altrimenti. Come funziona? Allora iniziamo tutti e tre con una candela, adesso ve la faccio in dettaglio. No, questa non sono inserite nel gioco. Queste non sono comprese nel gioco, ovviamente, anzi sono di Claudia, che se mi becca che io ho usato le candeline mi gonfia come un tamburo. Però a parte quello, fondamentalmente abbiamo delle candele con dei numeri. Ogni candela praticamente ci serve per raccogliere anime. Il gioco funziona con i dadi. Semplicemente a ogni turno ogni giocatore tirerà il proprio dado e potrà fare, chiaramente, questo obbligatorio, delle azioni opzionali. L'azione opzionale è spendere le proprie anime. Di partenza ne abbiamo 5 ciascuno, caro sub, vero. Se sei, sei con noi, se ci sei batti il colpo. Abbiamo 5 anime di partenza. Queste anime le possiamo spendere semplicemente per andare ad acquistare, è brutto, non sei né in germa, per andare a reclutare, a prendere, a rubare, che poi rapire, dopo a rapire praticamente i personaggi del quartiere, che normalmente sono animali, ragazzi e ragazze. Ci sono il dolce o le dolci come ragazze, ma ci sono anche i marci, sai, diciamo lo schifiguri praticamente, che si avventurano nel quartiere. Il nostro scopo è quello di raccoglierne 3. Ovviamente, quando ne abbiamo 3, possiamo, come azione opzionale, sacrificarli per evocare un demone. Ogni demone ha delle sue abilità particolari, che si possono attivare quando esce un numero sul dado, solo nel turno proprio, quando lanciamo noi il dado, oppure un effetto praticamente ongoing, che praticamente vale per tutta la partita. Ma veramente il gioco è molto molto carino, e per cui non vi tediamo oltre, andiamo immediatamente a fare le cose cattive che dobbiamo fare per evocare i demoni. Poi ve li facciamo vedere anche in dettaglio. Allora, volete che inizio io? Abbiamo un dado, scusa. Sempre a tirare il dado. Vabbè, tiro io che faccio uno. Sicuramente lo chef, come al solito, non inizia questa partita. Vediamo Valentino, poi tanto c'è il sub 4. Vabbè, ma tanto... E il sub, occhio che ti stavi per bruciare la candela, ti ho sentito la puzza, ti bruciato 2. Inizia Valentino. Prego. Allora, la prima cosa da fare è opzionale, cioè le azioni che potete fare sono normalmente una obbligatoria, che tirare il dado. Le altre sono opzionali, ovvero spendere anime per acquistare chiaramente una delle carte dei personaggi che sono praticamente nel quartiere, e poi ovviamente quando abbiamo le famose 3 personaggi, sacrificarli per evocare un demone. Esatto. Per cui Valentino opzionalmente lei può fare quello che gli pare. Quello che gli pare. Peccato che non leggo al contrario, quindi. Vabbè, no, te la prendi, te la leggi, adesso, perché l'abbiamo messa a favore dei nostri amici da casa. Okay. Quella è la puzza, quella è il subchef. Esatto, la puzza. No, ma semplicemente perché il subchef, quando giochiamo, si dà sempre le arie. Le arie, sì. Attenzione, perché è una cosa a doppio senso. Esatto. Allora, io dico che... Doppio senso perché escono da sopra e escono da sotto. Entrano, da sopra e da sotto. Escono da sotto. Basta. Okay.
Ho preso la Dolce Caroline. La Dolce Caroline. Ah, ottimo, pagando 3 anni. Andiamo a rifillare. E c'è il pesce rosso, bello. Ogni personaggio costa 3 anni. Allora, ogni volta che si tirano i dadi, attenzione amici, perché è molto semplice come cosa, tutte le carte di tutti i giocatori che hanno un valore di dado praticamente attivano il loro effetto. Ok? Esatto. Per cui vai, tira e faccio un bel 6. 7, niente. Io ho la candela con 5-6. Io 8-9, niente. Niente. Proprio quello lo lasci, eh. Che poi okay, fa caro Subs? Vediamo io se compro già qualcuno. Allora, io prendo il mio pesciolino rosso. E te piace il pesciolino rosso? Quindi pago 3. Paghi 3 anime. Bravo. 1, 2, 3. E mi più pesciolino. E arriva il cane. Un cane qualsiasi. E sembra tipo un beagle, no? Tipo un beagle. E tiro. Sembra il beagle di Archer. Il mio attenzione dadi. Amici dei... 7, preso adesso, no, 7. Preciso adesso. Scarta questa carta, se la fai 5 anime. Eccolo qua. Hai capito che oh, dormi, ti scarti di qua? Sì, scarti 2, 3, 4, 5. Ti è mangiato sto pesce? Eccolo qua. In realtà manco cotto. Non li fai più, quei cotti mangiati che facevi sempre, vedi? È vero, lo so, che devo fare? Allora, per cui stammi, e io a sto punto spendo anch'io le mie 3 anime per prendermi, passi il pesce rosso. Ah, vuoi tu? Sì, mi piace. Se mangiamo il pesce rosso. Prendi il pesce rosso che al limite ci faccio un carpaccio. Poi tiro. Wow! 10! No, 10 in cenni. Ce l'ho! No, e poi si piglia un'anima. È l'anima di... De qualcuno. State... Allora... Questo già vuole spende. Certo che spendo. Spendaccio. Spende e spande. Spende e spande, Valentino. 10 il numero del cacchio. E il dolce Glenn. Tutti i dolci Glenn. Si prende il dolce Glenn, che è quello di The Walking Dead. Infatti, e arriva Irwin. Via. Irwin non è quello che si è mangiato il coccodrillo? Non era quello che se ne è mangiato il coccodrillo? Sì, è lui. Quello che faceva le cose dell'avventura, che è morto, che si è mangiato il coccodrillo, no? Che metteva la testa a bocca al coccodrillo e poi la certa gli ha detto, bello, certo. Ho fame. Mi pare che sia lui. Vado. 4, niente, io ho 5, 6, 6. Nada de nada. Niente. Ah no, sei comprato adesso. Cioè, è stata fatta. No, ho pagato. Vedi, già rubava. La monte la partita. Già rubavi così. Vediamo se posso comprare già qualcuno. Già acqua. Puoi scartare uno dei tuoi animali che non ho. Se è un ragazzo non ce l'ho. Attivo i tuoi animali, la puzzola, oppure c'è quel 9 Reagan. Io mi più Reagan anche. La marcia Reagan, ovviamente questo personaggio chiaramente dell'esorcista. Ecco. Il cane rabbioso, che ovviamente indovinate da chi ha ripreso. Vediamo se... Cugio. Eccolo, Io non ero... Io come no, tu, a te il Cugio, Cugio non ti piace. Sono troppo piccino per Cugio. Vabbè, Cugio chiaramente dal libro e dal film di Stephen King, fantastico. Tiro dadi? Allora, sì. 6. E meno male raccolgo un anno anch'io sto giro. Prego. Allora, spendo 3 anime e mi vado a prendere... ma c'ho tutto col 7. Vabbè, mi vado a prendere Irwin. Infatti sì, perché vedi, lui c'ha l'abilità, attiva tutti gli animali. Ok. Il falco. Poi tiro il dado e faccio 7. Non ce l'ho. E automaticamente scarto questa carta, scarto il pesce rosso e raccolgo esattamente 5 anime. Che però fanno comodo. Cazzo. Però mi sono tolto un pesce da sacrificare per evocare un demone. Esatto. Ma non posso comprare nessuno. Cioè, hai finito le anime. 5, eccola, la mia candela mi garantisce una roba. Poi due anime, scegli un altro giocatore che raccoglie immediatamente un'anima. Devo proprio, Sì. Porca miseria. A me. Ne fate miei, quanti ce ne avete? Io ce ne ho 6. Io ce ne ho 4. Allora, no, grazie. Me, no. Ma perché? Perché se la sai, chi ce ne ha di più? Per quel sfettuto. Ah, è così, Sta gente non sa giocare. No, no, mi piace. È in German, non sta a giocare gli American. Che fa il falchetto? Vuoi scartare questa carta? Scarta le 7 carte? Scarta le 7 carte in cima al mazzo sacrificio. Acquisisci ciascun animale scartato. Cioè il falco si va a prendere gli animali. Mica male. Allora mi avvio il 7 te. Mi avvio lui. Vai e te prendi il falco. Il falco va senza catene. E arriva Wanda. Wanda. Wanda di chi era? Wanda Osiris. No, Wanda. Vado. Vai. Vai.
8, eccolo, Irwin attiva tutti gli animali, ma l'avevo appena sacrificato, per cui non attiva nulla. Non attiva nessuno. Io ho preso l'animetta qua. Beh, io a sto punto sai che faccio? Spendo, ho tante anime, spendo, per cui, e mi vado a prendere il Marcio Sam, cioè 10, puoi scartare uno dei tuoi animali, ma non ce l'ho. San Bernardo è grosso. Che fa il San Bernardo, Cugio? Allora, Cugio. Dice, se non hai nessuna ragazza, raccogli due anni. Tu ce n'hai uno. Vabbè. Allora mi prendo Wanda, che c'ha il... No, ma il 6 già ce l'ho, quello c'è il 7. La puzzola. Dammi il San Bernardo. Vai. Dammi il cane rabbioso. Okay. E poi devo tirare il dado, però. La marcia Annie. Sì. Tiro il dado e faccio 5 e attivo la mia candela, mi prendo un'anima. Attenzione, io ho troppo i numeri vicini, mi quindi si attiva di nuovo il dolce Glenn e devo di nuovo stavolta... Lui ce l'ha 4, io ce l'ho 3. Che miseria. E niente, grazie. Però non si gioca così, ragazzi. Non mi invito più a fare gameplay. Allora non mi invito più a fare gameplay, basta, sono offeso. Allora, cosa fa la puzzola? Fa casini, puzzola. Scarta tutte le sue carte. Tranne le carte demone. Ammazza, questa è questa è tosta. Questa finale. Rompe scatole proprio. Soluzione finale. Wands. Vai. Ti compri lui? Compro lui. Vai. I dadini hai tirati. Cioè. Arriva la dolce Destiny. Devi tirare i dadi. Devi tirare i dadi. Ed è 7, eccolo! Qua. Io posso scartare questa carta, scarta le carte, c'è al mazzo, qualsiasi... Ok, devo scartare 7 carte. 7 carte, la prima è il ragazzo. Se becchi gli animali sono la seconda miei. È il gatto e te lo prendi. La terza, ma tutte 7, la terza sette, sì. È una ragazza, niente. Il quarto è una ragazza, niente. Il quinto è un ragazzo, niente. La sesta è una ragazza, niente. La settima... E ragazzi, ma se sfiga, ho detto proprio male pedalino, E il falco, yeah. E il falco va. Cioè, ovviamente senza niente. Ho stato il falco per prendere il gatto, probabilmente ha fatto quello. C'è posta. Va bene. State, no? Sì. Tocca mo'. Io il 7 invece l'avevo, però raccoglievo due anime, se non avevo nessun ragazzo. Scusa, nessun ragazzo. No, in realtà a me lui poteva. Ah, è vero, attenzione, lui. Prima lui che poteva. E indovinate un po' che demone gioco. Attenzione, se giochi quello, esatto, partita vai fuori. Monte un'altra volta. Quello esce sempre. Bafo ogni volta questo. Bafo metal, no. Ogni volta sto disgraziato. No, tanto lo faccio vedere io poi in dettaglio un foto. Ragazzi, poi ve lo faccio vedere io. Questo è veramente un rompiscatole. Per cui sacrifica tre umani. Che andrà. Sì, in realtà sì, no, due animali, due persone e un cane. Per evocare Bafo Metal. Veramente rompi, no? Bafo Metal è brutto. E adesso è brutto, brutto, brutto. Perché? Perché adesso appunto. Perché cosa fa Bafo Metal? Normalmente, tanto l'avete visto già in dettaglio. Normalmente che succede? Per evocare un demone dobbiamo scartare tre carte, cioè tre personaggi. Bafometal è talmente ignorante che praticamente ce ne vogliono quattro adesso, per cui a noi ci allunga un po' il tempo. Solo a noi due. Esatto. Solo a noi due, capito? Brutta sta cosa. Vabbè. Allora. Che fai, sub? Tiri? Tiro i dadini, direi. Prima potrei comprare una cartolina e me prendo lui con tre. Chi è lui? Prendi il Marcio Sam. Eccolo qua. Una due e una tre. Che c'ho pure un decimo, vediamo un po', Fill e arriva la marcia del Dolores. Dolores. 6 e io un'anima me la piglio. Una mazzola proprio. Perché ho la candela. Vediamo un po' se eventualmente posso evocare anch'io. Anch'io? Non puoi. Perché no? Ah, qua. No, non ce ne sono 4. Tu che è vero. Tu l'unica cosa che puoi evocare, cazzate. Esatto. Vabbè, è sempre un'evocazione. Allora, sta a me, perché io spendo 3 e mi compro anch'io qualcuno, perché poi qui sennò è un disastro. Un disastro. C'ho 7, c'ho 5, il 6, il 7 e l'8, c'avevamo un 9. Dammi la marcia Annie, che quella la marcia Annie ovviamente è quella sempre di Stephen King. Qual è? Quella col Marte, quella col ginocchi. Ma non è, scusami, sembra non scena. È Misery. No, è Misery non deve morire. Ok. Ah, lei no, Misery non deve morire. Che col ginocchi spacca le gambe. Allora, ok, poi tiriamo. Tutta quella gente, insomma. Tutta questa gente. 7, eccolo. E non attivo una cippa. Se non sono casato niente, io ho sia uno con l'altro. Ma guarda te. Olive Dorci. Porca miseria. Sto cattaccio, non se ne va niente. E niente, se non c'è un ragazzo raccoglievo due anni, tanto qui bisogna recuperare gente per sacrificare. No, io due. Questo praticamente ha già vinto con Bafo Metal. Bafo Metal per disgraziato.
8, eccolo, un'animella per me. Un'animella per me. Attenzione però, perché Irvin mi dice che se ho 8 attiva tutti gli animali. E c'è uno. Attivo il cane rabbioso, che se non hai nessun ragazzo e sì, ragazza raccogli due anime, per cui praticamente lui attiva, ma praticamente questa combo veramente inutile. Ho fatto la combo, la combo più inutile del mondo, insomma. Esatto, vabbè, però ho fatto la combo. Cavolo, per me? Sì. Sei e prendo un'anima. Oh, bella l'anima. Ma fate dei tiri alti. Niente, non posso farne nulla. Allora io spendo, abbiamo detto come si vince? Sì, no. Sì. Con quello particolare, cioè, no, mi pare di sì, ma non so sicuro. Sto sicuro. Comunque, voi ridico: si vince evocando 3 demoni e avendo 10 anime nel nostro pool. Esatto. Il primo, ovviamente, che lo fa, vince automaticamente. Esatto. Allora, io ho visto che qui bisogna cominciare a evocare. Anche io devo evocare qualcuno. Devo comprare qualcuno. Spendo le mie 3 anime che ci ho rimasto per mi vado a prendere la marcia Dolores, così 4 ce n'ho. Evochi, a meno di no, prima tiro il dado, vediamo se riesco a recuperare qualche anima. 3. Con 3 non Madonna. Recupero manco niente. 3 no, raga. Per cui, brutta sta cosa. Per cui esce. Vediamo chi fa entrare in gioco. Ovviamente lui, sacrifico tutti. Irwin col cane rabbioso che ha fatto le combo più belle del mondo. La marcia Annie e la marcia Dolores. Per evocare. Aspetta, che devo leggere. Figo quello, magna il postino. Quello pure è carino, eh. Grazie, mi fa vedere. Angeli. Quello è carino. Bella questa. Bello, eh. Mi evoco. Vi faccio vedere sulla carta in dettaglio. The Rosemary's Egg. L'uovo di Rosemary. Quando evochi questa carta, scartala immediatamente. Guarda le prime 3 carte demone. Se tu me ne passo quelle rosse, stanno nascoste. E non so perché ero laggiù. Per cui. Abbiamo mischiato? Sì. Per cui. Rosemary se ne va. Guardo le prime 3 carte. Esatto. Ne evoco non diamo una scelta e scarto le altre 2. Non è male quello, Per cui ci abbiamo. Eccolo! Bello, il tuo amato. Bello questo. Bello pure quello che è teso mia. Tra l'altro. Allora, chiaramente ci sono 3 demoni, uno più brutto e più bestia dell'altro. Però poteva lo chef esimersi di evocare. Porcus! Eccolo, è lui, eccolo. Evoco Porcus, praticamente è il... Perché è poi ci faccio anche chiaramente la porchetta, insomma. Esatto. Bellissimo Porcus, se io tiro e faccio 5, automaticamente raccolgo 5 anime secche. Buono. Ah, però. Però Porcus. Comunque è Porcus. È buono, è buono. Vai, state. Al forno. Per cui momentaneamente 8! Niente. Eccolo, un'animella. L'animella. L'animella si mangiano. Vai. Vado? Io mi sono fermato. Potrei comprare per evocare, però allora, prima tiro a sto punto. Bravo. 12, Madonna. 12 non si evoca niente. La miseriaccia, 12 no. Però mi compro qualcuno giusto per evocare. E mo? Dici uno, vai l'altro a sto punto. Mi compro la puzzola. Sacrifica? Mi compro la puzzola, dai. Dai, leva la puzzola. Sacrifico il gattaccio. Attenzione, randaggio. È arrivato il giovane Adamo. Il marcio Sam e il puzzolone ed evoco... Un bel demonone, no? E vediamo chi evoca. Quale demone evoca il sub chef? Attenzione, siamo terrorizzati. Insomma, più o meno. Evoco Steam Satana. Steam Satan! Eccolo qua. Bello, adesso ve lo faccio vedere in dettaglio. Con 9, raccogli un'anima. Dopo questo turno, effettua un turno addizionale. Nel turno addizionale, solo le tue carte possono attivarsi. Oh. Ah, ma questo è forte. Guarda un po', 1, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6. Devi tirare ancora i dadi? No. Allora, vado io, devo fare 5, certo, faccio 3, questo si ritira, se lo ritiriamo perché era sopra le anime, 5, facendo 5 automaticamente ne prendo un'anima e siccome ho fatto 5 si attiva Porcus e prendo altre 5 anime, 1, 2, 3, capito che bucio che 4, 5, è Porcus, Porcus, e poi... A sto punto spendo 3 anime, ovviamente, per prendermi la dolce Destiny. Oh. Ah no, la dolce Mary, non mi piace di più. Però no, che sono tutti 5, se no... No, dai, mi prendo Adamo. Per forza, Mi prendo Adamo, dai, Adamo. La marcia Dolores. La marcia Dolores. Vediamo un po'. Vediamo un po'.
9. 9. Oh, anima. Non c'ho. Non ce l'ho, No, no, questo mi sentiva solo nel mio turno. Solo quando ti ho attenzione, però io posso. Opossum. Mm. E che col fatto che lui ci fa, cioè, due muove quattro. Quello capito come, come rompe quello. O quello comunque ogni partita esce. C'è poco da fare. È molto più avvantaggiato perché lui con tre evoca e noi con quattro. Capito? Esatto. È vero che poi ci vogliono 10 anime, però insomma, comunque. Insomma. Lo vedo preoccupato. Preoccupato? No, questo no. Questo sei. Wanda. Non gli piace. No, è questa. Marilyn, la dolce Marilyn. La dolce Marilyn. E arriva il marcio Donny, che poi mi ricorda qualcuno questo, non so. Che è Donny Brown, come si chiama? Ma veramente quello? Assomiglia a cosa? Assomiglia al presidente, ex presidente degli Stati Uniti. Assomiglia. Ah, cosa? Ok, sì, Trump. A Trump. Vabbè, allora. Tocca a me? Tocca a te. L'anima sua non ci faccio niente. Sette, Madonna, niente. Io avrei tre anime. Per cui mi spendo le mie tre anime per andare infatti a prendermi. Infatti, mi sono messo il numero sbagliato, mi sa. Un marcio di Dillinger. Chi si sa mai? Arriva Eva, giustamente. Io ci avevo Adamo, ma mi torno a prendere anche. E spero di rifare un 5. No, faccio 8. Un'animella a me. Però Adamo mi permette di riprendermi un'anima. Vai. Undici. Anima per me. Ah! E via. Uanima. Ok. Sette un'altra niente. Volta. Niente. Passo. Certo, che tu ti ridai quando ti ridai. Miseriaccia. Io tiro e faccio sei. No, e mi prendo l'anima con la candela. Che brutta. Meglio di niente. Sette niente. Beh, sette esce certo. Spesso e volentieri, ragazzi, E qui vai su scelta. Fai un bel 5-6. Mi deve uscire 9. Allora, 9, prima raccolgo niente. Un'anima, poi ne raccolgo un'altra. E dopo c'è un altro turno solo io. E mi si attivano solo a me. Se escono, ovviamente. Ah, perché tu c'hai due anime raccolte. Mazza o col 9. 7, non ho niente, però posso comprare. E yes. Allora, c'ho 9, 8, 9. Mi serve Satan. Mi serve un altro. Questo raccoglio un'anima. Attivo uno dei tuoi ragazzi che non ho. Mi sa che mi prendo lei. Raccoglio un'anima. Vai. 1, 2, 3. Un ragazzo. C'è il coniglio. È venuto il coniglio. C'ho questo è buono. Questi sono quelli di Bunny Kingdom. Sono buoni arrosto. Allora, dai, 5. Non 6. No, 8. Un'animella a me. Però 8 attivo un'altra volta Adamo. E di conseguenza prendo un'anima. Però spendo 3 anime. E ne chiappi in andro. Spendo 3 anime e mi vado a chiappare esattamente il coniglio. Oh, mo ci piace. È buona, però devi uscire 2. Mo ci piace. A te, giusto? A me. Sì. 3. Niente. Nada di nada, tiro basso. 9. Fermi tutti, un'altra anima. Ma guarda te, oh. Un'altra anima. Ma certo che c'hai. E se riattiva lui solo additional. Per me. 11. Niente. Cioè, comunque aspetta che compro. C'è più ghoul. Combro. Vero? Combro. Forse il 5 che mi dà. Ah, per ogni attimo uno dei tuoi ragazzi. Sì. O dolci ragazze. No, lei è solo ragazza, non è dolce. È finito? Fammi quanto prendere ci vuole, il 12, va. Vai. Vado, Sento, c'ho anime. 3. Ma pure prima fatto 3. Posso ritirare? No. Sì, è vero, pare Trump questo. Pare Trump. È vero. Wanda che fa? Ogni ragazzo in tuo possesso, no? Questo se mesce solo per la dolce Caroline con 2-5 anime te farà cogliere, mazzo ragazzi. Vai. Ah, che ha preso Adamo. Andiamo a rimpiazzare Adamino. Con altro cane. Vai, tira. E poi... Ottolo, ecco, otto, l'anima. Adamo mi fa guadagnare un'anima. Anche a me. Buono. E via. E vai. Basta, le fai 9. Se fai 9 ti schiaffeggio. 9. 11. Niente. Ah, buono. Non l'ho fatto. Allora. Vediamo un po'. 5. 10. 10, non ce l'ho. 10, però, attenzione, perché con 10 mi si attiva il marcio di Dillinger, che mi fa rubare un'anima da un altro giocatore. Ma. Capito?
Tutte le volte che non gliel'hai date, giusto? Tutte le volte che tu l'hai date a lui, non l'hai date a me, adesso siamo tutte e due, tutte e due pari, stiamo nelle anime. 8, Adamo, un'altra anima per Adamo. Aspetta, buono. Fermi tutti. Aspetta, fermi tutti. Fermi tutti, fermi tutti. Lui comprando può rogarne un altro. Capito? Sì. Ma lo può comprare, che l'anima gliel'ha rubata. No, l'ho appena... No, gliel'ho rubata apposta per non farle vocà, porca miseria. E via. Con 8. Ok, chi sacrifica il cane, saluti, la dolce Marilyn e Adamo, salutiamoli questi tre con grande orgoglio. Per evocare, chi è? Evoco Al Pacino, l'avvocato del diavolo. Ruba 5 anime. Eccolo, questo è forte. 10 è tosta. Diciamo che cosa fa? Ruba 5 anime da altri giocatori e o dalla scorta in qualsiasi combinazione. Questo ce l'avete, te lo ricordi? Io facevo le anime, lui mi piace. Non riuscivo a fare una mazza. Questo è ignorantissimo. E non abbiamo. Perché io potrei comprare qualcuno. È il cane. Che fa il cagnolino? Allora, il cane. Sai, un ragazzo, una ragazza raccoglie un'anima. Eccole qua, le spendo perché ce l'ho entrambe. Oh, vai. 11, mannaggia. Ammazzo, fa certo che cioè, fa certi tiri. Lui lo prende. Cioè, lui gli fai fare. Che devo fare? Allora, io ho 3 anime. Così vai poca pure lo chef. Aspetta, Adamo. Mi vado a prendere esattamente. E tanto se vuoi evocare uno vale l'altro, come si dice, no? Sì, però magari riuscissi. Dammi Adamo, va. C'ho due gli Adami. C'ho due Adami. Così se viene 8. No. Dai. Viene 2. 5. 2. Sì. 2! No! Non l'avevo chiamato. Assurdo. Per cui non viene niente, però. Sacrifico Adamo. Insieme al coniglio, insieme al marcio Dillinger e all'altro Adamo che è gemello, esatto. E vado praticamente a evocare il mio secondo demone. Questo è forte. Mi vado ad evocare. Questo ricorderà qualcosa sicuramente. Vedrete. Il disgustoso Grimorio, il necronomico, bello, con 3 tra l'altro. Adesso comunque vale come evocazione demoniaca, ma ogni volta che esce 3 cerco nel mazzo demoni un qualsiasi demone evocato immediatamente e gratuitamente e lo rimescolo nel mazzo. Per cui praticamente ogni volta che viene un 3 vado a prendere la prima volta perché okay. Poi lo sostituisce, vedete, va a evocare un demone a scelta mia dal mazzo. Al posto suo viene, quindi. Certo. Ci do la giusta dal demone. Perché è come se leggessi il libro e andassi evocando. Cioè, ho evocato un libro che se lo evoco, esatto. Mi fa evocare. Però vale comunque come evocazione. Vale come evocazione, certo. Ok. Stop. Perfetto. Dai, l'avevo tirati? Sì. Sì, perché si era preso... Sì. Foto. Per cui la situazione attuale è Valentino con 2 demoni, fra cui Bafo Metal che rompe le palle, il super chef che ancora c'ha Sim Satan, ma probabilmente fra un po' riuscirà ad evocare anche lui. Non ho anime, però purtroppo. E poi adesso io devo ripartire a 0 praticamente. Allora, fondamentalmente cui... dovete sperare che non esca 10. Esatto. No, a me no, c'è le pila qua che non c'è le anime. Comunque. Esatto, comunque non deve uscire 10. No! Assurdo, non ci posso credere. E prendo 5 più una 6. Capito? Cioè, capito? Non l'ha chiamato. Non 10. Ecco, chiamato. Mo può. Cioè, ma lui veramente. Cioè, lui. Allora, vediamo un po'. Si vede che è un professionista. Lui, secondo me, dei hobby proprio fa evocazioni demoniache tutti i giorni. Allora, questo è un 2. Muanda. Lo sappiamo. Non altro 10, non se può. 5 non ce l'hai. 5 non comunque, c'è ragazzi dolci. Cioè, Madonna, non si può vedere. No. Viene la dolce Alice, quella del paese delle meraviglie, e tira il sub. Che non c'ha anime. Non c'ho animelle, purtroppo. Potresti fare un 5 in 6, per favore, grazie. 5, ecco, non ho fatto grazie una animella per me. Purtroppo niente. Adesso mi ci vorrebbe un bel 5. Un bel 3. 10. 10! No, solo del tuo turno. Solo quando tiri tu il dado, però, va bene. Però ne più una. Perché? I demoni si attivano quell'effetto solo quando tiri tu il dado. Però ti piacerebbe? Una te l'ho data,
Allora, niente, io 10. Già stava esultata, capito? Ciao, ti piacerebbe. Vai. E quindi? Cosa deve uscire adesso? Niente. Possibilmente, possibilmente no, 10, magari in 5 o 6. Magari sì. Io. Allora, però. O anche un 12, dai. Ok, si compra la dolce caro. Lei tra un po' ne devo canare un altro. Fra un po' ha vinto. Pupazza. Lo so. Devo avere... Ladra. Ma c'aveva troppo vantaggio. Non è Pippi Calzelunghe. La Pippi, dolce Pippi. Pippi. Sì, 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 sì. È Pippi. E poi potrebbe uscire 10. No. Potrebbe, ma no. 4. No, non ce l'ha. Non ce l'ha. Non ce l'ha. Io non c'ho anni. Capupazza. Dobbiamo recuperare, che questo se no ci strapazza. 8. E una la prendo. Niente. Solo una, però. Magari in bel 3. 4 oh, no, 4 no, non ce l'ho, ho visto il 2 e ho detto dai che poi magari ce la faccio e niente, mi fermo lì, 7, eccolo, no. Se vuoi un ragazzo o ragazza catoliana, una, quindi, sei un ragazzo o una ragazza, quindi sono, sei sempre un anima, però è buono, cioè comunque è l'anima, sì, ovviamente, vai, mo dovrebbe uscire 9 ragazzi, o anche un 12, 5 o 6, 7, eccolo, sei un ragazzo, allora me ne compro uno e evoco. Attenzione, me ne compro uno e evoco. Ecco. Mollo l'osso. Tanto chi piglia, ha tirato il dado. Levo il gattaccio. Ok. Levo, mettere una nuova tolgo carta. A Eva. Attenzione, è arrivata la carta svolta della partita. Il dolce Gesù. Gesù. Che non andiamo a evocare. Evoco Donald Trump, cane. Ti fa guadagnare due anime, però col 3. Ho capito. Cioè. Eccoli, e faccio entrare in campo. Ecco, sacrificato 4. Mi ha preso un Krampus. No? Krampus! Il Krampus, poi ve lo faccio vedere. Acquisisci le due carte in cima al mazzo sacrificio. Le pio e me le metto da me. Col 4. Così, 4. Buono. Speriamo le fan 5, l'ho fatto prima. 11 lui. Buono. Ma siamo tutti e due pari, però lui sta un po' più in vantaggio. Sì, è brutta. Brutta, brutta. Allora. Non devi uscire 10, mi pare, no? Brutta. Però c'è l'anime, ce l'ha. Cazzo. Sì. Cioè, il problema, capito, che se usciva 5 con Porcus, riuscivo a avere anime per apprendere qualcuno. Esatto. Solo lui fa 10 così, così. Nei turni suoi, poi, capito? Allora, questo niente. E già sta a 3, quindi potrebbe. No, mo è un cacavolo. Certo. Hai pagato? No. Boh, vedi che fa furbo pure. Ma poi devi fare 10 anni. 10 anni deve fa. Facendo 10. Ma non devi fare 10. Ma non devi fare 10, giustamente. Non devi fare mai 10. Mamma mia, 8. Un'animella per me. Niente. Madonna, ragazzi, che sfiga. Io faccio ancora un altro. Tenta di via l'anime, giustamente. Tanto sei in vantaggio al momento. 12, madonna, ma c'avevo prima, ciao, avevo Donald Trump prima, vedi? Vai. 3! Attivo il maestoso Grimorio, disgustoso Grimorio, demoniaco. Maestoso. Per cui lo scarto, mi vado a scegliere un demone. Lo dico, scegli. Brutto. Attenzione, questo potrebbe scombina un po' i... C'era un demone che poteva essere utile contro di lui? No. Ho capito qual è forse. Però non mi ricordo qual è. No, ma non c'è. Swappare. Mi pare che era un demone, sì. Non mi ricordo. Lo stava. C'era il demone. Non era questo. Non era questo. Lo possiamo mangiare. Ma possiamo che allora ce ne che è in gioco, ce l'ha uno di voi o ce l'ha lui? Porca puttana, l'unica carta che una roba allucinante. Allora, c'è un demone che praticamente quando viene in gioco rubi un demone a un avversario e tu gli cedi l'altro, perché tranquillamente potevo rubare il suo Baphomet, prendermelo io e c'è invece lui, c'era lui. Ecco perché non lo trovavi, c'è che c'era lui. No, non ci posso credere, ragazzi. Vabbè, cosa stai parlando? Prendine uno che te può dare una mano a te, Angeli. Allora,
me la gioco sul culo più totale. Ho capito. Me la gioco sul culo più totale. Sì. Poi questo è il gioco. Il serpente. Il serpente praticamente automaticamente. Se io tiro e faccio due, vinco automaticamente la partita. Però devo fare 1-1, ragazzi. Esatto. L'occhio del serpente. Ma davvero? Non so se sì. No, no, l'occhio del serpente è sempre da 4. Se tiri e fai 1-1, vinci automaticamente la partita. Vince, perché c'è l'occhio del serpente. No, il serpente. Più culo che hai. Vai, sta a te. Cioè, posso credere. Non deve uscire 10. 6. Ecco un'anima. Bolla, no, st'anima. Per ogni ragazzo in lascia. Se non ho sesso, prendo due anime. Ammazza. Per ogni ragazzo, ah, quello là è un ragazzo, no, per ogni ragazzo. No, un ragazzo, niente. Ci ha provato. Oh, ma guarda, c'è proprio anche... Ragazzi, è demoniaco il gioco. C'è ragione. Vero, insomma, ma... C'è ragione. Dai, 5-6, sub, 5-6, 5-6. 4, 6. Un'animella per lo chef. Ma c'ho bello. 4. Non deve essere, ragazzi, 1-1. No. 1-1. No. Oh, Dio! Quasi. Ho visto l'uno e ha preso un colpo. Mamma mia, te, eh. Oddio, 3 niente. Però sacrifico 3 anime. Mamma. Per prendermi esattamente. Che fa la dolce pippi? Per ogni animale, cioè gli animali non ce l'ho. Gesù. Dammi il dolce Gesù, dai. Dai, che non vai a prendere il dolce Gesù. Cioè, qualcuno lo deve pur sacrificare. Ma torna al dolce Gesù, ma via dolce, come Gigino e Gigetto, vuole Gigino, vuole Gigetto, esattamente. Uguale. Ok, quindi vai. Se fai 3, no? E adesso fammi subito un 3, Valenti, tu sei brava, fai 3. Io ce l'ho fatti due di fila prima. Fammi un 3. 4, mamma mia. Eccolo, ma quello è il mio. Bello. È il mio. Vai. 7, non niente. Ce l'ho. Niente, io così vai. Non riesco. 1-1, e si vince la partita con un'usultazione globale. Allucinante, grande chef! Non è mai successa una partita che uscisse così. Chef, non ci posso credere. Che cocco fa? Indubbiamente è stato bravo, regà. Madonna, fatto, è veramente bravo. Oddio, fatto, veramente bravo, assurdo. Che ho fatto, subchef? Che ho fatto? L'occhio del serpente. Eccolo qua, l'occhio del serpente, sempre in agguato. Ma è di fatto. Vabbè, ragazzi, me la sono buttata sul culo più totale. Si vede. Lo so, me devo mettere a dieta, ragazzi. Un culo grosso così, però vabbè, il serpente ovviamente con la sua abilità vince la partita immediatamente con un doppio 1, perché giustamente l'occhio del serpente permette allo chef di vincere questa partita, che poi non me la sarei mai aspettata, con Let's Summon Demons, veramente. Un applauso allo chef e alla sua immensa bravura. Grazie, con ragazzi. La C. Bravo. Grazie, è stato bello potervi così battere in questo modo. Esatto. C'è tanta soddisfazione. Ma voglia, certo. Guarda. Ma che ne sanno i German? Ma che ne sanno i German? Ragazzi, questo era Let's Summon Demons. Vale. È bellino forte. Ma è delizioso. Non potete capire, abbiamo già fatto un sacco di partite. A parte Valentino, è la seconda o la terza partita che fa. Il subchef l'abbiamo giocata a Modena, ce lo siamo portati, ci abbiamo fatto un sacco di partite con gli amici. Ed è un gioco veramente, veramente carino. Al di là dell'ambientazione e del tema, insomma, che comunque può stuzzicare, può non stuzzicare, però indubbiamente il gioco come meccanica com'è è divertentissimo. Lo spieghi in 5 minuti. Sì, vero, in 5 vero. Minuti si spiega, porta fino a 5 persone, porta veramente risate, divertimento ed è veramente forte, ragazzi. Metti chiunque attorno a un tavolo, chiunque. Chiunque, veramente metti chiunque attorno a un tavolo. Poi ovviamente sta cosa di evocare idee, se sente, è tutta relativa, sì, insomma, certo. Per cui cioè, bisogna anche giocare e scherzare con l'ironia, chiaramente data dal gioco stesso, insomma, fondamentalmente, per cui quello è semplicemente così. Bello, forte, veramente, vi ricordo bellino. Se va stuzzicato sto gioco, così come ha stuzzicato tanto pure noi, proprio per portarlo sul canale, vuol dire che ci è piaciuto veramente un botto. Vero. Ve lo trovate da Cristian, lo trovate dall'amico Cristian di LS Giochi, per cui grazie, lo salutiamo, ciao Crin, abbraccione, e vi ricordo che se volete potete anche utilizzare il codice sconto 666 che trovate su, scusa, mi sono sbagliato. No, il codice sconto è chef 10, ovviamente, per cui niente, grazie al sub chef, grazie a Valentino e al tuo che sta rosicà, che sta rosicà peggio del Castor Mannaro. Adesso ne facciamo un'altra perché pensavo di vincere la partita a mano, ma vinto praticamente, invece è arrivato lo chef col suo culone. Esatto. E ovviamente, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per attivare le notifiche.
Se volete supportare il canale, offrirci un caffè, potete farlo grazie all'abbonamento su YouTube. Abbonatevi, se no vi veniamo a prendere a casa al costo di 2,90€ al mese, o se no niente, se no ciao, pazienza, fate come lo fate. Ciao. E come sempre noi ci vediamo al prossimo video, al prossimo gameplay, o quando vi pare. Ciao a tutti, grazie. Ceffone culone.